Sera. Oggi è sabato 2 settembre. Corea del Nord annuncia pronta bomba nucleare all'idrogeno. Il presidente Kim Jong-un ha visitato il sito dove è in allestimento l'ordigno che, secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di Pyongyang, può essere trasportato dal missile balistico intercontinentale di nuova produzione. Corea del Nord vuole fare una guerra nucleare. La Corea del Nord ha sviluppato un'arma nucleare più avanzata con un grande potere distruttivo. Lo hanno annunciato l'autorità di Pyongyang, secondo quanto riferisce Sky News. Secondo quanto sostiene l'agenzia ufficiale nordcoreana KCNA, si tratta di una bomba all'idrogeno che può essere trasportata da un nuovo tipo di missile balistico intercontinentale. Il presidente Kim Jong-un si è recato nel sito nucleare di Pyongyang e supervisionato l'ultima fase della preparazione della bomba. Il potere distruttivo, sempre secondo quando riferisce la KCNA, è di centinaia di chilotoni e può esplodere ad altissima altitudine, sempre secondo Pyongyang. L'intera produzione dell'ordigno sarebbe stata fatta in Nord Corea senza la collaborazione di altre nazioni. La Corea del Nord può produrre quante armi nucleari vuole, ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un, secondo quanto riporta l'agenzia nordcoreana KCNA, citata dall'agenzia Bloomberg. Al termine della sua visita nel sito nucleare di Punggye-ri, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ispezionato la testata nucleare ad idrogeno, che può essere montata sul nuovo missile intercontinentale ICBM. L'agenzia ha pubblicato anche una foto che ritrae Kim nell'impianto nucleare. Così sembra ormai certo che la Corea del Nord sia riuscita a produrre con successo una testata nucleare miniaturizzata all'idrogeno che può essere collocata su uno dei suoi missili balistici, entrando così in una nuova fase del suo programma atomico. Lo sostenevo lo scorso mese fonti della intelligence americana, citate dal Washington Post. È un rapporto del Ministero della Difesa giapponese ripreso nella NBC. Si tratta di un passaggio chiave, spiegano gli esperti, sulla entrata che sta portando Pyongyang a diventare una potenza nucleare a pieno titolo. L'intelligence americana ritiene che il dittatore Kim Jong-un abbia ormai un arsenale di 60 testate atomiche. Bombe, però finora troppo grandi e pesanti per essere installate su un missile e protette da uno cosiddetto veicolo di rientro, un sistema che al termine della traiettoria balistica ad un apogeo di 1200 km del razzo riesca a far arrivare integro ordigno sull'obiettivo, superando gli stress di calore e turbolenze legate ad rientrare nell'atmosfera terrestre. Se la notizia diffusa di Pyongyang troverà conferma, si tratterà di un trionfo per la Corea del Nord, che in soli 11 anni dal primo esperimento del 9 ottobre 2006 è riuscita a produrre un missile balistico intercontinentale ICBM con oltre 10.000
dice 1.000 km di gittata in grado di trasportare una testata atomica e che ora disporrebbe anche di ordigni all'idrogeno. Così facendo, la Corea del Nord entrerebbe nel club delle potenze nucleari di cui fanno parte Russia, 7.000 testate, Stati Uniti 6.800, Francia 300, Cina 260, Gran Bretagna 215, Pakistan 140, India 130 e Israele 80. Un anno e mezzo fa, il 6 gennaio del 2016, la Corea del Nord aveva fatto esplodere il suo primo ordigno nucleare di alta potenza. L'epoca Pyongyang aveva rivelato di aver fatto esplodere con successo il nostro primo ordigno termonucleare all'idrogeno, quello effettuato il 6 gennaio 2016 alle 10 ora locale, le 2:30 del mattino in Italia, a Pujeiri, nell'est del paese. Era il quarto esperimento nucleare negli ultimi 5 anni che si era concluso con un successo. Nonostante il fatto che il paese fosse sotto embargo e isolata dalle risoluzioni della ONU, proprio a causa del perdurare della sua politica di espansione nucleare, che fosse in ordigno termonucleare all'idrogeno. Però non è stato mai completamente accertato. Successivamente, il regime nordcoreano ha effettuato un altro test nucleare e ora sembra imminente il sesto, probabilmente con l'uso proprio di una bomba ACE. Io penso che la situazione del Corea del Nord è la seguente. Trump vuole fare un attacco preventivo contro la Corea del Nord. Io penso che questo sarà un grande errore, un grande sbaglio, perché se Trump attacca la Corea del Nord dicendo che è per evitare che Corea del Nord attacchi Stati Uniti o Giappone o Corea del Sud, questo sarà un grande sbaglio perché Cina farà di tutto per difendere la Corea del Nord, perché Corea del Nord è come se fosse una figlia di Cina o una sorella, e Cina farà di tutto per difendere, come è successo nella guerra del Corea negli anni 50. Ma adesso di sapere che Corea del Nord può fare un test nucleare usando una bomba ACE, una bomba all'idrogeno, è una cosa molto preoccupante, perché la bomba all'idrogeno è peggiore di una bomba di atomica, no? Perché in questo caso Russia, io penso che Russia è l'unico paese che ha una bomba ACE troppo poderosa, e è interessante che, come Corea del Nord, soffre un embargo, sanzioni, tutto che si può fare nella parte diplomatica, continua a fare i test atomici, continua a fare armi termonucleare. È una cosa impressionante, una cosa anche preoccupante. Io penso che Corea del Nord ha detto che fa questo tipo di cose per proteggere la sua nazione. Io penso che questo può essere non so, una scusa o un obiettivo certo, un obiettivo giusto, ma la preoccupazione è Trump. Kim Jong-un, io penso così. Kim Jong-un non è un pazzo, come tutto il mondo dice. Io penso che il grande pazzo è Donald Trump. Lui non è un politico. Lui non sa parlare con l'altra nazione. E questo sarà un grande problema, perché
Io penso che Trump può fare un attacco contro la Corea del Nord per evitare un attacco contro gli Stati Uniti. E questo sarà un grande sbaglio. Spero profondamente che questo mai succeda, perché sarà l'inizio di una terza guerra mondiale. Grazie tante per guardare il mio nuovo, per guardare il mio nuovo video. Se vuoi imparare italiano, parlare con me in italiano, vieni qua a Classi per Scorso Idiomas, o noi possiamo fare lezioni di italiano da Skype in qualche posto nel mondo. Condividi questo video con la tua famiglia, amici, dalle mi piace alla mia pagina su Facebook, abbonati al mio canale su YouTube, è troppo importante per me perché è la motivazione che ho di fare video tutti i giorni. Nel mio canale tu puoi trovare altri video in altre lingue, portoghese, brasiliano, spagnolo, francese, inglese e anche l'italiano. Sono interessanti notizie che ho cercato, che ho letto, che ho dato la mia opinione. Guarda, condividi, dai mi piace ai miei altri video. Se vuoi parlare con me direttamente, puoi fare attraverso WhatsApp. Qui sta il mio numero di WhatsApp, sarà un grande piacere ricevere i tuoi messaggi, d'accordo? Su qualche tema. Grande abbraccio, un grande saluto a tutte le persone in Italia. Italia ti vuole bene, spero qualche giorno andare lì. A tutti gli italiani nel mondo e a tutte le persone che le piace questa bellissima lingua. Ti vediamo domani con un'altra notizia interessante. Buon sabato sera o domenica, se stai guardando questo video in questo momento. E ti vedo domani. Arrivederci. Ciao.